Ivan di Međugorje, SOC profezia annunciata dalla Vergine Maria. Iscriviti al canale per non perderti altri video simili. In un mondo segnato da turbolenze e incertezze, la figura della Vergine Maria emerge come un faro di speranza, amore e protezione. In un messaggio che risuona come un dolce canto materno, Maria ci invita a rivolgerci a lei con un cuore aperto e pieno di fiducia, offrendoci il suo abbraccio materno, colmo di tenerezza e comprensione. Ella si pone come una guida amorevole, pronta a sostenere i suoi figli in ogni momento di difficoltà, offrendo rifugio e conforto in un'epoca in cui le anime sono spesso sopraffatte dalle preoccupazioni e dalle paure. Maria, con la sua presenza dolce e rassicurante, ci ricorda l'importanza di mantenere un cuore puro e una fede incrollabile. In tempi in cui la lussuria e la corruzione minacciano di pervadere le nostre vite, ella ci avverte dei pericoli insiti nell'abbandonare i principi morali che costituiscono il fondamento della nostra fede. La lussuria, con la sua attrazione seducente, è una trappola per le anime, una via che conduce lontano dalla luce divina e dall'amore vero. La Vergine ci esorta a vigilare sui nostri desideri, a riflettere sulle nostre scelte e a cercare la purezza del cuore come strada per ritrovare la serenità e la grazia. Accanto alla lussuria, Maria esprime preoccupazione per la corruzione dell'innocenza, un fenomeno sempre più evidente nella società contemporanea. L'innocenza, una virtù preziosa che ci avvicina alla santità, è spesso messa a rischio da influenze negative che distorcono i valori e minano la fede delle nuove generazioni. La Vergine ci invita a essere custodi dell'innocenza, a proteggere i bambini e i giovani da quelle forze che cercano di deviare le loro anime verso sentieri oscuri. Ella ci sollecita a educare con amore e con l'esempio, a infondere nei cuori dei giovani la bellezza della fede e la gioia di vivere una vita secondo i principi evangelici. Un altro aspetto che preoccupa la Vergine Maria è il declino delle vocazioni religiose. In un mondo che sembra sempre più distante dai valori spirituali, la chiamata alla vita consacrata si fa più debole, e le vocazioni sembrano scarseggiare. Maria ci avverte della grave perdita che ciò rappresenta per la Chiesa e per il mondo intero. Le vocazioni sono doni preziosi, segni della grazia divina, e la loro mancanza lascia un vuoto che solo l'amore e la fede possono colmare. La Vergine ci esorta a pregare ferventemente per nuove vocazioni, a sostenere coloro che sentono la chiamata e a creare un ambiente favorevole alla crescita spirituale. Nel cuore del messaggio mariano risuona potente l'invito alla preghiera e alla fede. Maria sottolinea l'importanza del rosario, una preghiera che ci avvicina al mistero di Cristo e ci permette di meditare sulle sue opere salvifiche. Il rosario è una catena d'amore che ci lega alla Vergine, una pratica di devozione che rinforza la nostra fede e ci dona pace interiore. Maria ci incoraggia a recitare il rosario con costanza, a farne un punto fermo nelle nostre vite, soprattutto in tempi di prova e di sofferenza. L'Eucaristia, il cuore della vita cristiana, è un altro elemento centrale del messaggio di Maria. Ella ci ricorda che nell'Eucaristia troviamo la presenza reale di Cristo, un dono infinito di amore e misericordia. La partecipazione alla Santa Messa e la ricezione dell'Eucaristia sono fonti di forza spirituale, momenti di incontro profondo con il Signore. Maria ci invita a vivere questi momenti con riverenza e devozione, riconoscendo l'immenso valore di questo sacramento e lasciandoci trasformare dalla grazia che esso porta. Insieme al Rosario e all'Eucaristia, la preghiera è presentata come uno strumento potente per affrontare le sfide del nostro tempo. La preghiera è un dialogo con Dio, un momento di intimità che ci permette di aprire i nostri cuori e di ascoltare la Sua voce. Maria ci esorta a pregare con fervore e sincerità, a fare della preghiera un'abitudine quotidiana che ci aiuti a mantenere viva la nostra fede e a rafforzare il nostro spirito. In un mondo che spesso cerca di distrarci con rumori e preoccupazioni, la preghiera è un rifugio sicuro, un modo per ritrovare la pace e l'equilibrio. Nell'ambito del messaggio di Maria, emergono anche profezie e preoccupazioni per il futuro. La Vergine parla di conflitti, disastri naturali e di un attacco specifico a Roma, avvertendo della necessità di prepararsi spiritualmente a tali eventi. Queste profezie non sono intese a spaventare, ma a incoraggiare una maggiore consapevolezza e una più profonda conversione del cuore. Maria ci esorta a non temere, ma a confidare nella provvidenza divina e a rafforzare la nostra fede attraverso la preghiera e la penitenza. Ella ci ricorda che anche nelle situazioni più difficili, Dio è sempre presente, offrendo la sua guida e il suo sostegno. Nonostante le cupe previsioni, il messaggio centrale di Maria è uno di speranza e fiducia nella protezione divina. Ella ci rassicura che, nonostante le prove e le tribolazioni, Dio non ci abbandonerà mai. La Vergine ci invita a mantenere la speranza viva nei nostri cuori, a credere nella bontà di Dio e nella sua volontà di salvarci. La speranza è un dono prezioso che ci permette di vedere oltre le difficoltà del presente e di confidare in un futuro migliore, illuminato dall'amore divino. Maria ci esorta a un rinnovamento spirituale, a riscoprire la bellezza della fede e a vivere una vita di amore e solidarietà. Ella ci invita a essere testimoni della luce di Cristo nel mondo, a portare l'amore e la compassione a coloro che ci circondano.
In un'epoca di divisioni e conflitti, Maria ci chiama all'unità, a costruire ponti di comprensione e di pace. La solidarietà, l'amore per il prossimo e la condivisione sono vie attraverso le quali possiamo incarnare il messaggio di Cristo e diffondere la sua luce nel mondo. In questo lungo e amorevole discorso, la Vergine Maria ci offre una visione di speranza e di amore, un messaggio che ci incoraggia a mantenere la fede e a vivere in armonia con i principi evangelici. Ella ci invita a riflettere sulle nostre vite, a rinnovare il nostro impegno spirituale e a vivere con amore e compassione. La protezione divina è sempre presente, e con Maria come nostra guida, possiamo affrontare le sfide del presente con coraggio e fiducia. In conclusione, il messaggio profetico di Maria è un richiamo alla consapevolezza e all'azione. Ella ci invita a vigilare sui nostri cuori, a proteggere l'innocenza e a sostenere le vocazioni. La preghiera, l'Eucaristia e il Rosario sono strumenti potenti per rafforzare la nostra fede e per prepararci spiritualmente alle sfide future. Le profezie di Maria ci ricordano la fragilità della nostra esistenza e la necessità di un profondo rinnovamento spirituale. Tuttavia, il suo messaggio è soprattutto un messaggio di speranza e di protezione divina, un invito a confidare nell'amore di Dio e a vivere una vita di amore e solidarietà. Con la Vergine Maria come nostra guida, possiamo affrontare qualsiasi difficoltà con coraggio e serenità, sapendo che siamo sempre sotto la sua amorevole protezione. Concludendo il suo messaggio, la Vergine Maria rivolge un appello particolare ai giovani, una generazione che si trova spesso a fronteggiare le seduzioni di un mondo che sembra allontanarsi sempre più dai valori spirituali. Maria, con il suo cuore materno, guarda ai giovani con speranza e affetto, riconoscendo in loro il potenziale per costruire un futuro migliore, radicato nell'amore e nella fede. Ella li esorta a non lasciarsi ingannare dalle false promesse del mondo, che spesso propongono vie facili ma vuote di significato. Invece, li invita a cercare la verità e la bellezza nelle cose semplici e genuine, a coltivare relazioni autentiche e a impegnarsi in una vita di servizio e dedizione. Maria sottolinea l'importanza dell'educazione spirituale e della formazione morale. Ella ci ricorda che una solida base spirituale è essenziale per affrontare le sfide della vita con saggezza e forza. I giovani, in particolare, sono invitati a dedicarsi allo studio delle sacre scritture e degli insegnamenti della Chiesa, per crescere nella conoscenza della fede e per diventare veri discepoli di Cristo. La Vergine mette in luce il ruolo cruciale della famiglia e della comunità nel sostenere i giovani in questo percorso di crescita spirituale. Le famiglie sono chiamate a essere luoghi di amore e di preghiera, dove i valori cristiani sono vissuti e trasmessi con l'esempio quotidiano. Un altro tema centrale del messaggio di Maria riguarda l'importanza della misericordia e del perdono. Ella ci ricorda che tutti siamo chiamati a riflettere la misericordia di Dio nelle nostre vite, perdonando gli altri come noi stessi siamo stati perdonati. In un mondo spesso caratterizzato da conflitti e divisioni, la misericordia è un potente strumento di riconciliazione e di pace. La Vergine ci invita a superare le nostre differenze e a cercare l'unità nella diversità, costruendo ponti di comprensione e di amore. Il perdono, spiega Maria, non è solo un atto di generosità verso gli altri, ma anche una liberazione per il nostro cuore, che ci permette di vivere in pace e armonia con noi stessi e con il mondo. Nel suo messaggio, Maria non manca di sottolineare l'importanza della carità. Ella ci richiama alla responsabilità che abbiamo verso i meno fortunati, ricordandoci che ogni atto di amore e di generosità è un riflesso dell'amore di Dio. La carità non è solo un'azione, ma uno stile di vita, un modo di essere che deve permeare ogni aspetto della nostra esistenza. La Vergine ci esorta a essere sensibili ai bisogni degli altri, a offrire il nostro aiuto con umiltà e senza aspettarci nulla in cambio. La carità, dice Maria, è il segno distintivo di un vero cristiano, un modo di testimoniare la nostra fede e di vivere il Vangelo. Maria rivolge infine un appello alla Chiesa, chiedendo ai suoi membri di rimanere saldi nella fede e uniti nell'amore. Ella riconosce le difficoltà e le sfide che la Chiesa affronta in questo tempo, ma invita tutti a non perdere la speranza. La Chiesa, come corpo di Cristo, è chiamata a essere luce del mondo, una comunità di fede e di amore che riflette la presenza di Dio nel mondo. Maria esorta i pastori a guidare il loro gregge con saggezza e compassione, a essere esempi viventi del Vangelo e a lavorare instancabilmente per la costruzione del regno di Dio sulla terra. Ella invita i laici a partecipare attivamente alla vita della Chiesa, contribuendo con i loro doni e talenti al bene comune.